Goaltender presenta PNR Bar Sport, un programma di Radio PNR. Goaltender. Buonasera, questa è la seconda puntata di PNR Bar Sport. Oggi siamo al Bar Milano e ho due ospiti, due amici della KSL d'Ertona, Gianluigi Russo e Danny Magnè. Ciao ragazzi. Buonasera. Buonasera. Ragazzi, è venerdì sera, state preparando una grande partita, ma non parleremo di questa grande partita che arriva, parleremo di voi che siete quest'anno alla KSL d'Ertona, capitano e vice capitano. Intanto Gigi, tu sei capitano praticamente da un annetto, forse poco meno, perché in realtà lo sei diventato con Mister Pellegrini, e è un valore aggiunto per una stagione, quella dell'anno scorso, in cui hai fatto molto bene. Adesso quanto ti senti al centro del progetto, visto che sei il capitano trascinante di questa squadra? Mi sento al centro del progetto come ci sentiamo tutti, perché sì, sono il capitano, ma ho sempre detto che la fascia è un pezzo di stoffa che ti mette addosso. Ci abbiamo tanti leader in questa squadra e va bene, mi fa piacere, perché comunque lo sento di essere un punto di riferimento per la squadra e mi fa piacere questo. Però c'è Danny, c'è Palazzo, c'è tanta gente di esperienza e anche loro potrebbero essere i capitani tranquillamente. Ok, e lo sono anche moralmente all'interno del campo. Tu l'anno scorso hai vinto due coppe con questa maglia e con questa fascia. Danny, d'estate ne hai già alzate due, hai iniziato anche abbastanza bene. Com'è l'ambientamento col d'Ertona, l'HSL d'Ertona in questo caso? No, devo dire che mi sono trovato da subito bene, i ragazzi si impegnano tutti, poi la maggior parte di loro ci ho già giocato assieme, li conosco e il gruppo c'è, si allena bene e sì, cercheremo in tutti i modi di dare il massimo di domenica in domenica. Bravo Danny! La sensazione è quella che può essere un'altra grande stagione per il d'Ertona. Pellegrini è motivato nello stesso modo in cui lo conoscevi già l'anno scorso. La stagione è stata creata da tutta la società per poter essere una grande stagione. C'è già stato però un passaggio che probabilmente ad aprile-maggio ci ricorderemo, e per voi due non è stata una giornata facilissima. Due settimane fa ci trovavamo contro il Villafranca, è stata una domenica un po' particolare. Entrambi nel primo tempo avete avuto un momento molto difficile della stagione e probabilmente, ripeto, ad aprile ce lo ricorderemo, perché quel primo tempo siete andati in tilt entrambi. Poi che forza c'è stata negli spogliatoi di riuscire a fare un grandissimo secondo tempo? Tu hai fatto gol, ma tu hai preso il pallone e a un certo punto sei partito dalla metà campo per andare a fare gol praticamente dalla difesa. Che cosa vi siete detti negli spogliatoi? Il mister ci ha dato la carica e noi sappiamo i nostri valori e sapevamo che potevamo, con i nostri mezzi, dando il 100%, potevamo cercare di rimettere in piedi la partita. Certo. E comunque l'errore ci sta, gli errori si fanno, se uno non gioca mai il rischio non c'è. Chiaro. Quindi ci abbiamo dato dentro e siamo riusciti a portarla a casa. Ma c'era la sensazione di essere convinti di essere più forti e di non essere riuscito, mentre arriva una maglietta della KSL d'Ertona? Ok, la seconda maglia di quest'anno. Questa c'era. Ok, quella che avete indossato nell'ultima giornata. C'era la sensazione che però voi potevate vincere quella gara? E c'è anche la sensazione che quella possa diventare un punto chiave della stagione, perché se si riesce a vincere una partita del genere in cui fai 20 tiri in porta e non entra e poi ce la fai lo stesso, vuol dire qualcosa di importante. Certo, siamo una squadra che creiamo molto, già nel primo tempo avevamo creato tante palle gol e quindi c'era quella sensazione che da un momento all'altro era solo questione di sbloccarla. E quindi nello spogliatoio c'è sempre questa cosa nel primo tempo che iniziamo un po' male, però poi c'è la tranquillità di stare lì e mettersi a giocare come sappiamo, e poi è normale, ci vuole anche sempre la fortuna. Sì, la sensazione è che quando vi decidete a giocarla bene, a far gol, la partita si può sbloccare. Quello vuol dire anche avere dei mezzi superiori in confronto molte volte agli avversari. Perché crei tanto, certo. Perché crei tante occasioni, se non tiri mai in porta non potrai mai creare nulla. Il gruppo che si sta creando è un gruppo composto da tanti giovani e vi chiederò adesso: qual è il giovane che vi sta sorprendendo di più? Voi due ormai siete dei senior, siete affermati in questa categoria, ne avete vinte anche di superiori, entrambi. I ragazzi giovani come li vedete? Ma i ragazzi giovani c'è da dire che stanno dando tutti il massimo, e chi ha adesso magari un po' meno possibilità di giocare, sì, sono sicuro che
se dovesse giocare dal primo minuto renderebbe tanto quanto gli altri, perché in allenamento tutti si impegnano al 100%, quindi questa cosa infatti è una cosa molto positiva, che non succede spesso di trovare un gruppo dove tutti vanno al 100%. Okay. Perché vogliono lo si è visto anche in Coppa quando i ragazzi che hanno avuto meno possibilità hanno in quel caso dato il massimo. Quali sono state le dimostrazioni che tutti sono sul pezzo e che tutti hanno voglia di fare e di mettersi in mostra? Ecco, Gigi, settimana scorsa hai infranto un altro record, mi hai detto che sei arrivato a 150 gol. Noi naturalmente con Radio PNR le abbiamo riprese come tutti i tuoi gol con la maglia della KSL, che adesso sono diventati 37 con questo gol qua. Però non l'avete ripreso. No, l'abbiamo ripreso. C'è una tirata fantastica. Allora me la farai avere poi. Sì, te la farò avere in privato. Danny, hai infranto qualche tuo record personale nella stagione, in questa stagione o comunque nella tua carriera? No, nessuno. Non ti sei mai imposto? No, di gol ne ho sempre fatti pochi. Beh, in realtà però sei partito anche più avanti, quindi hai avuto anche la possibilità di fare qualche golletto. Sì, vabbè, quando da ragazzino giocavo un po' più avanti, ma poi ho sempre fatto difensore, ho sempre fatto pochi gol e... Di cose mie non ne ho infranti. Lui non deve farli prendere. Ok, siamo d'accordo. Quindi la partita col Villafranca insegna che bisogna stare concentrati anche sempre da dietro. Sempre sul pezzo. L'errore è sempre dietro l'angolo. Purtroppo a calcio così. Può capitare. E finché si vincono anche quelle partite. Finché si recupera va bene. È importante. Giocate in dei ruoli in cui è portatissimo il gioco di coppia. Attacco-difesa chiaramente, ma anche il partner con cui giocate. Vi sono stati affidati due ragazzi di estrema esperienza. In realtà per te c'è anche un terzo che è Pagano che si è inserito molto bene. Sì, sta facendo molto come bene. Come vi state trovando rispettivamente con i vostri compagni? Perché tu magari riesci a cedere a Luca Marelli anche la possibilità di avere quel mancino che sventaglia liberamente. No, ma infatti io con Marelli mi trovo benissimo, poi lui è bravissimo a impostare, ha un buon mancino, l'ha dimostrato. Anche con Pagano quando è entrato ho sempre fatto bene, mi sono sempre trovato bene con tutti e due, ripeto, perché sono sempre tutti sul pezzo e hanno voglia di fare e comunque adesso si fa bene, mi trovo molto certo. Bene tu hai io avuto... mi trovo male. Hai ragione, cerca di far più gol di te. Non è possibile, non me la passa mai, non va bene. Ma, però qualcuno l'ha detto anche nelle prime partite, ma no, l'attaccante è giusto quando arriva là davanti. Chiaro. Ci sono i momenti di partita che l'attaccante deve far gol. Anzi, guarda, nelle prime partite bene, c'è stato anche un momento in cui forse, siccome sapevate che non eravate troppo egoisti, ve la passavate anche fin troppo. Quindi in realtà. Ma lì va a momenti, ma ci troviamo bene. Guarda, con Giulio ci siamo trovati a Valenza in una situazione veramente sciagurata. Perché molto diversa. Io mi sono spaccato subito il menisco. Okay. Lui arrivava da un problema, uno strappo al polpaccio, e non ci siamo mai trovati. Forse mezzo tempo insieme, forse mezza partita, okay, cioè quindi, niente. Sì. Però ci conoscevamo già fuori dal campo, siamo sempre stati comunque in buoni rapporti, già dai tempi di quando giocava l'Acqua Nera, lui era, giocava lì a Novi, quindi ha girato un po' anche lui. Adesso ci siamo trovati, va bene, stanno bene le cose, se fa più gol di me non fa niente, l'importante è vincere. Guarda, lo stai dicendo seriamente? No, lo dico seriamente. Ok, va bene. Lo dico col cuore. Basta che la porta a casa uno dei due e poi la classifica marcatore, perché anche a quella ci teniamo. Deve rimanere in casa. Bravo, ok, siamo d'accordo. Ma capita che naturalmente cambiando squadra ogni anno, la squadra è sempre nuova, quando si salta di categoria è più facile avere dei cambiamenti. C'è qualche ragazzo che avete all'interno della squadra che fino al giorno prima di mettervi insieme in squadra dicevate quello lì proprio non lo sopporto per questioni anche di campo? Non c'è niente di male avercela con qualcuno in campo. Tu mi dicevi Giulio ce l'hai avuto come compagno, però è capitato, puoi avere anche qualcuno avversario. Capita, però no, quest'anno no, perché i nuovi che sono arrivati ci avevo già giocato insieme da Valenza, i giovani non li conoscevo, quindi certo. Non sono andato contro, sono tutti giovani bravi che ascoltano e si impegnano tanto, quindi problemi non ne danno. No, quest'anno non è capitato, niente. Negli anni passati. È capitato, sì. Anche la KSL? No, qua no. Ok, niente, qua no, anche qua per no. Te non... Per me, come ha detto Gigi... Giocatori no, qua... allenatori sì. Vabbè, dai, e questa è una frecciatina così, tanto per... Chi ha capito, ha capito. Ok, va bene. L'allenatore invece di adesso non l'avevate avuto chiaramente in passato, ma il valore aggiunto di questa squadra... Io sì, Valenza. A tua Valenza? Ok. Sì, Valenza. Nel periodo in cui non è andata benissimo. Una nata brutta per tutti. Ok, mi chiedono del microfono. Scusate, di dire... un'annata brutta, ripeto. È giusto. Ormai state conoscendo
tutti i reparti che giocano con voi, chiaramente. Se doveste giocare un calcetto, un 5 contro 5, chi scegliereste della vostra squadra? Una testa, partendo chiaramente l'attacco, tu sei già a posto, più o meno tu con la difesa dovresti partire avvantaggiato invece. Vai, una testa partendo da Danny. 5 in 2. Sì. 5 in 2. No, 5-5. Ah, allora, io mi prendo Suma, che corre, che è un animale. Ok. Anche perché si dice che sia stato scoperto da una partita di calcetto, poi è venuto qua l'HSL. Quindi, no, perfetto, quindi non lo sapevo. Quindi io prendo Calvio, nel dubbio. Ok, che ho sentito anche prima della puntata, che ti piace abbastanza. È fastidioso, sì. Ok. Io mi prendo poi Davidino, Rizzo, che è una scheggia impazzita. Bel mancino. Ce n'è tanti, Igna prendo. Igna perché calcetto, ti devi mettere anche dietro un attimo a posto, ma poi e lui corre. Ci vuole tecnica. Ok. Quindi cioè, tu sulle fasce con gente che corre sei a posto per sono adesso. A posto. Tu il quarto, io che il è quarto, l'ultimo di movimento. Movimento, ma io mi vedo Lollo Canepa. Ah, ok. Vuoi un po' di tranquillità, un po' di regia, sì, di impostazione. Io okay. Invece vado sulla fantasia, prendo Calogero. Ok. Prendo Dylan e facciamo una squadra un po'. Perché sai che quello estrosa. Lì magari da centrocampo te la può buttare anche dentro. No, calcetto è il suo sport. Ok. Okay, lo stiamo già delineando via. Va bene, ok. Ok. In porta, vabbè, vi capita quello che vi capita, va bene, però va siete messi abbastanza bene per il campo. Ok, questo va bene. Mi suggeriva prima campa da fuori che sei abbastanza messo bene con il latino. Assolutamente no, no mai avuto neanche per un anno a scuola, non tutte avuto le scuole che ho fatto. Però no. Voi saprete sicuramente Verba volant cioè. Ma tu lo sai che Ixunt Leones è latino. Sappiamo cosa vuol dire Ixunt Leones, vero? No. Abbiamo firmato per questa squadra. Io no. Vagamente. Proviamo ad andare a immaginazione. I leoni sono tornati? No. Non è proprio i leoni sono tornati. Proviamo qualcosa di simile. Qualcosa di simile, sì, cosa sì. Può essere? Ixunt Leones. I leoni sono qui. Sono qui. Bravo. Campa non è solo bravo a suggerirmi. Non è bravo soltanto a suggerirmi che sei bravo di latino, ma anche a suggerirti direttamente la traduzione. Ok. Non ti ho sentito. Ero concentrato. Non c'è abbastanza feeling dentro il campo. Il valore aggiunto, parlavamo di Pellegrini. Si spenderanno mille parole per quella che è poi la tifoseria che in ogni partita vi sostiene, soprattutto per le partite in casa, ma anche quando facciamo tanti chilometri. Immagino che per voi arrivare in società del genere, ne parlavamo anche l'altra volta con Deca e con Igna, è un'opportunità quasi irripetibile, perché giocare da dilettanti con un tipo del genere, penso che in partite importanti ti dà quel valore che... quella spinta in più, ecco. Sì, no, ma infatti una delle scelte per cui ho deciso di... Diciamo, si può scegliere anche per questo, la sì, KSL, assolutamente, okay. Perché è una piazza importante ed è bello venire a giocare dove c'è una tifoseria come quella. Ok, anche perché conosciamo altre realtà in cui la tifoseria non è così presente. Se conoscete adesso bene i tifosi della KSL, ci sono due cose che odiano principalmente, possiamo dire. Gigi, hai tu un'idea? Secondo me ne odiano più di due. Sì, però due secondo me che avete anche entrambi. Ah, vabbè, sì. Ti viene in mente una città, ad esempio, che potrebbero odiare? Alessandria sicuramente. Ok. Odiano anche qua Tortona. Odiano anche qua Tortona. Quindi possiamo dire... Ah no, ok. Per dimenticare il tuo passato da Alessandrino. Il bello è che tu hai detto giustamente, c'è un odio anche verso qualcos'altro sempre di Tortona. È calcio Tortona, calcio d'Ertona. E qua c'è un ragazzo che viene anche da quelle parti. Quindi secondo me voi due avete da sdebitarvi con i tifosi della KSL. Come siete messi con le lettere d'amore? Io alla grande. Sì? Sei un romantico? Io non sono romantico. Non sei romantico. Io no. Il passato dato alle medie, ce l'ho qualche letterina a quindi casa. Meglio del latino però. No, meglio del latino. Sì. Okay. So che italiano okay. Fosse. Allora adesso proviamo a fare una lettera d'amore verso i tifosi della KSL d'Ertona, giurando fede a questa società per sempre. A voce o dobbiamo scriverla? La dobbiamo scrivere, prendi dobbiamo i fogli. Scrivere, va bene. Allora, questi sono due contratti della KSL d'Ertona.
Adesso noi cerchiamo di farla. Se qualcuno ha anche dei suggerimenti da darci per che cosa inserire dentro. No, hai dei suggerimenti. Chiediamo la seconda penna. La partenza. Quando parte tutto in discesa poi. La facciamo congiunta naturalmente, cerchiamo di farla simile. Sì, no, la facciamo una e due che facciamo prima. No, secondo me diamo degli obiettivi anche, perché obiettivi. Chiaramente quando si ama una persona bisogna promettere. Tu sei sposato, Gigi, giusto? No, non sono sposato. Non sei sposato? Non sono sposato. Non siete sposati, però quando si giura fedeltà e amore eterno a una persona... Io l'ho fatto praticamente. Ok, quindi sappiamo benissimo che prima di tutto... Come si parte con una lettera intanto? Cerchiamo di capirlo. Bisogna vedere... La mia tecnica sì. È semplice, cioè, si parte dal passato... O no, si va no. Subito al presente. Secondo me se parto dal passato è troppo lunga e poi ci sono cose che forse non piacciono, quindi evitiamo il passato. Questo è per cancellare il passato. Va bene. Ok. Io direi subito nel presente, allora si può andare solo sulle promesse. Ok, quindi partiamo con un cari tifosi che sbagliato non è. Quindi insieme, uno sì, in direi. È la nostra firma per la vita. Ok, cari tifosi. Io stampo a terra. Anch'io. Cari tifosi. Vi scrivo per... Vi scriviamo, anche se in realtà sì. Facciamo la prova. Gigi. Dai, vai. Vi scriviamo. Giunto. sì, siamo qui a posto. Vi scrivo. Per promettervi. Alla fine ce l'avete tu. Per promettervi amore eterno, questo bravo, è sicuro. Bravo, questa è la partenza giusta. Per promettervi. Amore eterno, secondo me ci sta. Poi come si dice nel matrimonio, nella gioia, nel dolore, una frase del genere ci potrebbe anche amore stare, eterno, no? Eterno, nella gioia e nel dolore. Ok, nella gioia e nel dolore. Fin quando? Aspetta. Vai. È la vita che non scriviamo. Nella gioia e nel dolore, nelle vittorie e nelle sconfitte. Bravo, vai. Nel dolore, nelle vittorie. Posto è suo. Era ne suggerita una Gigi, sì, Danny è qualcosa da mettere nel presente, no, nel passato e nel presente. Nel passato e nel presente. Andiamo avanti e nel futuro proprio. Nel passato, nel presente e nel futuro. E nel futuro. C'è Dylan che è contento di come sta venendo fuori, poi gliela facciamo leggere. Leggi la tua che la mia è incomprensibile. Il dottore e nel futuro. E finché morto non ci separi direi che... Sperando che arrivi... Lontano, chiaramente, stiamo parlando di un futuro molto lontano. Mettiamo anche... Punto. Io direi di andare adesso con un po' di promesse. Per Gigi forse è anche un po' più facile perché lui deve fare gol e lui quindi può promettere che quest'anno riuscirà ad arrivare, cosa facciamo? Diamo una promessa. Un obiettivo mio ce l'ho già. Ok. Però per come sono io spero di andare sempre oltre. Tu vuoi arrivare almeno a 50 con la maglia della KSL? Sì, già più avanti. Te. Sono avanti? Sì. Mi piacerebbe già arrivarci quest'anno, sì. Può essere un obiettivo concreto e tu lo sai. Che cosa mettiamo di obiettivo? Mettiamo quello. Mettiamo. Prometto di. Allora mettiamo prometto di con due punti. Adesso ne scegliamo qualcuno per Danny. Prometto di subire meno di 50 gol. Quindi prometto di segnare il 50° gol con la maglia dell'HSL. Già in questa stagione, ok. Hai suggerimenti per Danny? No, dai, di dare il massimo tutte le partite, di far subire meno gol possibile. Io direi anche di non perdere il pallone davanti. Vabbè, ma così. Il coltello. Io lo sapevo così, che andava a finire. Poi pezzo di caccia. No, allora è di dare il massimo. Allora, il 50° gol già in questa stagione. Vado io di mio. Sì, vai, cosa può essere che può piacere? Dare un contributo importante oltre ai gol. Sì, va bene, dai. Ok. Di dare al massimo ogni partita e di far subire meno gol possibile. Bravo, ed è già una bella promessa.
fare qualche gol di testa, a vedere domenica la merda. Vai in onda lunedì, quindi siamo a posto per domenica. E facciamo però. Io sono partito intanto. Ah, tu stai andando con la romanticata? Sei andato. Basta. Ho fuori dal copione. Sentiamo. Dare un contributo importante alla squadra per raggiungere gli obiettivi. Ok, ok, perfetto. Ma vogliamo dare. Facciamo un fioretto nel caso in cui si arrivasse all'obiettivo finale del campionato? Una promessa. Una promessa. Quello ce lo devi dire tu. Che promessa possiamo fare? Qua 10 anni fa dicevo correre mutande per scuola. Che può rimanere comunque un'idea. Lo facciamo fare ai ragazzini. Sì, sì, quello sì. Ma noi cosa possiamo fare? Di farle 5 che non le facciamo mai, Gigi. Cosa possiamo fare? Non lo so. Promettiamo comunque un qualcosa per la vittoria del campionato. Da vedere. Allora. Quello poi lo vediamo. Promettiamo. Un eventuale, come si dice in questi casi, impegno, eventuale dimostrazione di affetto. Dimostrazione, bravo. Bravo. Dimostrazione d'affetto. O d'affettato. No, stavo scrivendo proprio d'affettato. Dimostrazione di affetto. In caso di puntini, lasciamo, dai. In caso di, dai. Quindi, lo possiamo concludere però che giurando fedeltà all'unica squadra di Tortona e l'unica città che voi abbiate mai avuto. Dobbiamo scriverlo. Giuriamo fedeltà. È la firma vita. No, fedeltà, giuriamo fedeltà, io giurerei fedeltà proprio al leone. Al leone? O no? Ok, dai, sì, anche per quello che incarna. Adesso non lo so, dillo tu. X sunt leone, ok. Giuriamo fedeltà al leone, appunto. Al leone. Ok, io direi leone che portiamo sul petto. Che portiamo sul petto. Perché devi finire le righe? Sì, deve arrivare fino in fondo. Che portiamo sul petto. Con affetto e poi sempre. C'è. In realtà c'è già in fede, volendo possiamo sfruttarlo. C'è la firma finale sul contratto per entrambi, sia per Danny. Il capitano. Vuole strafare, giustamente, Gigi vuole portare avanti. Lui dice che vabbè, dallo scrivo qui. No, facciamo le cose fatte bene. Quindi questo? Ok ragazzi, questo qua lo teniamo noi, perché comunque è una promessa d'amore e d'affetto per sempre per la Kessel e Dertona, questi li tengo io e nel caso a maggio o aprile quando sarà. Qualcosa, decidiamo. Va bene, ok. Vi ringrazio allora Gigi, vi ringrazio Danny. Grazie a te, grazie a voi. Ci ritroveremo fra qualche settimana con una nuova puntata di PNR Bar Sport, passeranno altri vostri colleghi, naturalmente avremo... Gli altri anche non sanno parlare. Sì, però cioè, ci proviamo. Li faccio scrivere così? Li fai scrivere. Ok, vi salutiamo con questi contratti della Kessel e Dertona. Buona serata. Ciao, ciao. PNR Bar Sport, un programma di Radio PNR. Goaltender.